Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Il lato oscuro di Sonia. Il terribile destino di sua figlia svelato in una toccante intervista al Messaggero. Da anni accanto al celebre conduttore Paolo Bonolis, Sonia sembra una donna radiante. Tuttavia, in questa confessione senza filtri, la verità emergente getta una sinistra luce sulla sua vita privata. La sua primogenita, Silvia, nata nel 2003, è stata colpita da un grave difetto cardiaco congenito che ha richiesto un intervento immediato. All'epoca, la giovane Bruganelli, all'età di soli 27 anni, si trovò di fronte a un'oscura prospettiva. In un'intervista carica di emozioni, ha rivelato: «Mi sono chiesta se avrei dovuto darle la mia vita, ma capii che non avrebbe risolto i suoi problemi. Ho sperato che lei lottasse per sempre o trovasse serenità altrove». Rivelando il suo punto di vista sulla disabilità, Sonia ha affermato senza mezzi termini: «Se dobbiamo trovare il senso della vita attraverso le sofferenze di un figlio, significa che eravamo sbagliati prima. Avrei desiderato che camminasse e corresse come tutti gli altri, che a 20 anni avesse già avuto 3 fidanzatini. Queste parole comprensibili e strazianti rivelano il profondo desiderio di una madre che aveva sogni diversi per sua figlia, ma che ha dovuto adattarsi alla realtà che la vita le ha imposto. Questo aspetto inedito di Bruganelli potrebbe, forse, aiutare chiunque a comprendere ciò che si cela dietro la sua tenacia, forza e combattività.